La ringrazio, signor Presidente. Signor Sindaco, nell'esaminare l'atto di indirizzo predisposto per la riqualificazione di via San Giuliano... Scusate un attimo, siccome c'è qualche invito, il consigliere Bella mi ha chiesto delega di venire seduto per problemi di salute. Scusate, prego, consigliere. La ringrazio. Dicevo, signor Sindaco, se nell'esaminare l'atto di indirizzo predisposto per la riqualificazione di via San Giuliano, è necessario che in sede di Consiglio Comunale siano valutati due aspetti per l'adozione di una decisione equilibrata. Il primo aspetto, signor Sindaco, è la volontà dei cittadini espressa in più occasioni e ribadita in questi giorni con la lettera inviata alla stampa da parte dei consiglieri della circoscrizione di Borgo Mezzano. Il secondo aspetto, signor Sindaco, è la preminente tutela dell'incolumità dei cittadini che in una strada di grande traffico, quale è via San Giuliano, impone un sicuro spazio pedonale ed una adeguata pista ciclabile. È di normale cognizione che le alberature utilizzate per l'arredo urbano stradale hanno funzioni del tutto diverse rispetto alle alberature collocate nelle aree verdi e in particolare nei mari. Infatti, quando un'amministrazione pubblica decide di arredare le strade con la piantumazione di essenze arboree, prevede che le stesse possano essere recise qualora la funzione di arredo comprometta la sicurezza del traffico stradale. Su questo dato di fatto appare un inutile esercizio continuare ad alimentare dispute su posizioni pregiudiziali mentre la questione va risolta con il buonsenso del comune cittadino. Ciò detto, signor Sindaco, ritengo opportuno indicare ai colleghi consiglieri una ragionevole soluzione basata su tre punti. Il primo punto, signor Sindaco, i lecci vanno sradicati e quelli utilizzabili dopo opportuna potatura potranno essere trapiantati lungo i confini perimetrali del parcheggio posto di fronte al ristorante Allido, arricchendo di verde il parco dell'Oncella, conservando nel contempo inalterato il polmone arboreo di questo quartiere. Il secondo punto, signor Sindaco, i nuovi marciapiedi e la pista ciclabile dovranno avere dimensioni adeguate senza eccedere in opere che comportino un restringimento della sede stradale, che è di importanza vitale per gli automobilisti che viaggiano da e per l'autostrada e il quartiere fieristico. Il terzo punto, il doppio senso di marcia va pertanto mantenuto almeno finché non sarà sistemato l'incrocio trafficato e pericoloso di Borgo Meduna, sistemazione definitiva che potrà essere realizzata solo all'ultimazione dei lavori di urbanizzazione relativa all'area amata. Signor Sindaco, signori consiglieri, io confido che queste valutazioni possano trovare la condivisione di altri colleghi ed essere quindi adottata come positivo incontro delle diverse posizioni. Grazie.